prima, però, caro Pasquale, voglio partire con una notizia di mercato, perché ci abbiamo lavorato questa mattina. Spunto un nome nuovo a centrocampo per quanto riguarda gli azzurri, che sono ancora in cerca del vice Anguissa o del vice Lobotka, o magari trovare un profilo che possa accomunare entrambi i ruoli. Si è parlato tanto oggi in rassegna stampa di Theo Koopmeiners dell'Atalanta, ma a proposito di calciatori giovani e forti, il nome nuovo è questo qui. Lo possiamo anche inquadrare al touch, caro Vittorio. Jean Cajuste, centrocampista dal doppio passaporto svedese e americano, che nell'ultima stagione ha giocato con lo Stade Reims in Ligue 1, nome che piace molto allo scout partenopeo, seguito già in passato quando c'era Giunto. Infatti, indovinate un po', una delle tante squadre in questo momento sul giocatore qual è? La Juventus, esattamente, oltre al Napoli. Napoli però che con i suoi operatori sta lavorando proprio per questo profilo, arrivato 2 anni fa in Ligue 1 per circa 10 milioni dal Midtjylland, e Napoli che starebbe puntando su di lui. C'è apertura da parte dell'entourage e del ragazzo di arrivare qui a Napoli. Ancora non ci sono o meglio, delle trattative ufficiali con il club francese, ma c'è assolutamente da registrare il gradimento del Napoli per questo calciatore, che di fatto può fare sia la mezzala che il centrale. Molto bravo dal punto di vista tecnico, 1,88 m, quindi Anche anche lui fisicamente. fisicamente può ricoprire il ruolo di Anguissa. Come dicevo, però, può fare anche il doppio ruolo, perché allo Stade Reims ha fatto effettivamente anche il centrale di centrocampo. In questo momento non si parla ancora di valutazioni di mercato. Acquistato, ripeto, 2 anni fa per circa 10 milioni. Il club francese ovviamente dovrebbe valutarlo intorno ai 20 milioni, calciatore ancora relativamente giovane, classe 99, quindi 23 anni, ma da confermare quindi il gradimento del Napoli per questo calciatore Jean Cajuste. Quindi un altro nome per il centrocampo del Napoli. Continueremo a Aggiungiamo, lavorarci nel aggiungiamo e corso delle sperando che prossime prima o giorni. poi.